Ehi, hey, gente, questo è il mio canale con una puntata di Project Zomboid 10 anni dopo. Ritorna il leggendario Riccardo Grimaldi, ragazzi, dopo essersi approvvigionato le migliori risorse del Kentucky, in quanto, beh, siamo nel vero e proprio epicentro delle risorse di tutto il Kentucky, il centro commerciale più grande del mondo, tutto per noi, un pochino verdeggiante, più del solito, ma è tutto nostro, tutta questa roba che vedete in giro è nostra. Quindi qual era l'obiettivo della nostra, diciamo, missione? Abbiamo raggiunto 6 di carpenteria da quel che ricordo. Adesso devo vedere il mio personaggio, dove cacchio è? Qua. E credo di aver raggiunto il 6 di carpenteria di cui avevo bisogno e volevo diventare un pochino autosufficiente. Perciò che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto farci un bel sonnellino. Secondo, una bella cenetta, una colazione in questo caso. 3, fumarci una sigaretta. 4, alleggerirci. 5, raccogliere della legna. Perché niente si costruisce senza la legna, tranne le strutture in metallo. E quelle di plastica. E quelle di qualsiasi cosa che non sia legna. Ma è un argomento che porteremo nelle altre puntate. In ogni caso, per il nostro obiettivo abbiamo bisogno di legna, quindi che cosa posso fare? La katana mi ha servito fedelmente, ho livellato effettivamente fino al livello 9 grazie a questo fucile a pompa la mia abilità in mira, non so neanche come sia possibile ma è ben accetto. E adesso che cosa dobbiamo fare? Ovviamente impugnare l'ascia e farci un po' la schiena, farci un po' i trapezzi tagliando la legna. Prima di tutto però vediamo se c'è qualcosa da mangiare. Vediamo se c'è qualcosa da gli antibiotici. Gli antibiotici con un po' di farina. Prendi un pugno di farina, butti un antibiotico. Sapore di tachipirina. E così altro possiamo mangiare. Non ho cibo, sul serio mi stai a dire che non ho cibo? Impossibile. Impossibile. Va bene, mangia questo. Dovrei anche iniziare a cucinare qualcosina, giusto per livellare un po' e soprattutto utilizzare meglio le mie risorse alimentari. Innanzitutto fumare a stomaco vuoto fa sentire di più la nicotina, secondo tanti dei miei amici. Infatti la prima cosa che fanno quando si svegliano: oh mamma mia, ho corso 20 metri. Dai zio, sto scherzando. In ogni caso adesso dobbiamo raccogliere della legna, per l'appunto, ma dove la raccoglieremo? Era una mia sensazione o si reggeva con una mano? È così potente il Riccardo Grimaldi da reggersi con una mano? Incredibile quest'uomo. È un fenomeno. Anche dobbiamo anche barricare tutta la zona, effettivamente. La saracinesca che è stata sfondata dai miei amici non morti. Adesso zombie non ne vedo. Un trucco per, diciamo, affinare la vista quando non vedete gli zombie e avere un'arma a lungo raggio, quindi un fucile, una mitragliatrice, qualcosa, e mirare nelle varie direzioni. Se non vedete nulla di verde, in questo caso vedo quelli zombie ma sono troppo lontani, se non vedete nulla di verde potete stare tranquilli. Quindi in questo caso prendiamo UCEP, 9 kg di UCEP, mamma mia, andiamo in maniera silenziosa. Qui c'è un CEP, sono UAS, qui c'è UAS. Ok. Poi cos'altro abbiamo? Nada. Allora fai questo. Abbatti u albero. Abbatte u albero. 2, 3, 4 e 5. Che potenza u Ricard. Ok. Quindi abbiamo ben 3 ceppi che dovrebbero diventare 9 assi. Not enough. Not enough. Vieni qui albero. Ma scusami, ci credo che ci metti... Ci credo che ci metti 2 cacchio di... 5 cacchio di tagliatori. E scusami, la impugna ad una mano, lascia, che cosa sei? Un giovincello? Un giovane vichingo? Taglia bene. Taglia come mangi. Ok. Ah, non ci sta, quindi questi dobbiamo tagliarli. Ce l'ho fatta. Scusate. Ero lì. Stanco. Ok, 3 assi più 3 ceppi dovrebbero fare a casa mia. Ma ho abbastanza chiodi. Perché mi ricordo che avevo un po' di problemi con i chiodi nella puntata precedente. Ora che ci penso. C'è la nebbia che copre la mia vista, ma non quella degli zombie. Dovrei ringraziare? Assolutamente no. Ok, taglia ceppi, tutti. Ok, ottimo. Quindi abbiamo 12 assi, che dovrebbero più che bastare. Vorrei evitare di inquinare il mio posto, ma guarda lì. Fa proprio a caso nostro. Un bidone di carne. Leggendari bidoni di carne.
È una moda che ho inventato io su Project Zomboid, che per ma è un babbo Natale! È una babba Natale! È una babba Natale, vero, dai capelli? Una signora babba Natale. Ok, signora babba Natale. Prego. Signor bidone babba Natale, si tenga tutto. Ora io devo correre su, abbandonare tutta la roba. Cristo, ma io mi ricordavo di avere dei chiodi. Impossibile che io non abbia dei chiodi. Tu stai scherzando? Ma tanto lì ci dovrebbero essere i chiodi. C'è un negozio di ferramenta letteralmente a due passi, quindi dovrebbe più che bastare. La mia idea è di costruirmi le scale qui. È stato un rumore di... tipo scricchiolatore, di tubatura, oppure è stato un... di scricchiolatore di voce da voce rauca da zombie. Domanda più che seria, eh. Alquanto preoccupante. Adesso, dove dobbiamo andare? Qual era il negozio di ferramenta? Era questo. Se qua non ci sono dei chiodi, ragazzi, non li troverò più da nessuna parte. Una sbarra di metallo, un tubo di metallo. Mazzetta, asse. Ok, ok. Vestiti. Io sono sicuro di averli presi, i chiodi. Sono sicurissimo. Cordless drill. Chainsaw? Motosega? Non l'ho mai provata la motosega. Fermo un attimo. Non l'ho mai provata la motosega. Quindi come si accende? No, 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 questa roba si accende. Funziona a benzina. Come si accende? Star Chainsaw. Non ha benzina? Credo che non abbia benzina. Eh no, dove me lo dice? Ah, not available. Aha. E not available io pensavo che fosse non disponibile, nel senso... Finché non raccogli l'oggetto non puoi sapere quanto carburante c'è. Invece non c'è proprio carburante dentro questa motosega. No, io la devo provare. Io la devo provare la motosega. Frega un cazzo. La devo provare. Farà probabilmente il rumore di un generatore. Non me ne frega niente. Ma io la devo provare sta motosega. Costi la mia vita. Io devo provare sta motosega. Me ne frega niente. Me ne frega un cazzo. Ok, devo provarla sta motosega. Non me ne frega, non me ne frega niente, ragazzi. Lo so, rischio la vita. Mi chiedo se posso tagliare gli alberi con la motosega. Credo di sì. Credo proprio di sì. Apri una scatola di chiodi. E su, cos'è? Dentro la scatola non mi pesava e fuori dalla scatola mi pesa? Si sono materializzati? Sì, purtroppo. Purtroppo è così che funziona. Ok, abbiamo lasciato un chilo dentro lo zaino. Adesso ci servono queste assi e dobbiamo costruire una bella... 15 assi! Da dove 15 assi? Ma da quando? Ti stai inventando le cose, amico mio. Non erano 15. Sono diventate 15 oltre notte. È uscito una patch qualcosa e li hanno fatti diventare 15. È impossibile. Non erano 15 fino a una puntata fa. Non erano 15 qua dentro più che altro. E non mi devi smentire di fronte al mio pubblico. Mai e poi mai. Mai più. Ma scusami. Io mi ricordo 15 assi, 12 assi, da quando 15? Da quando 15? Non mi preoccupo, magari qualcuno di voi si chiederà perché sfondi le porte in questo modo senza preoccuparti. Non mi preoccupo minimamente di sfondare le porte, perché se lo faccio mentre cammino è un conto, anzi, da un punto di vista, diciamo, fisico vi consiglio di sfondare le porte in questo modo. O in maniera molto, molto basata sulla destrezza, ovviamente. Modalità di combattimento, se no fatelo sfondando, specialmente se sapete che avete ripulito un'area, fatelo sfondando, e se siete nelle condizioni giuste. Ovviamente se c'è uno zombie, questo perché correndo lo spingerete via e voi non cadrete, teoricamente. Se ci sono più zombie, beh, un'ordina di 8 zombie, prima di tutto sarebbe lì a bussare alla porta, però mettiamo che non stia bussando, beh, effettivamente lì avreste anche ragione, e manierebbero. Cosa? Ma io sono allievo di stra... Ho preso veramente allievo distratto? Ma sono mongolo? Immunocompromesso lo capisco, ma allievo distratto? Quando? Sono un idiota. Sono un idiota, raga. Su questo non ci piove. Non sapevo di aver preso allievo distratto. Tagli a sceppi. Veloce. Allora, la mia scalinata verso il paradiso... Credo di volerla fare qui, di lato, sapete, attaccato al muro, costruisci scale, credo di volerla fare, no, no, R così. Cosa? Non si può fare, qui si può fare, lì non si può fare,
qui, qui si può fare. Mi piacerebbe farla qui, la mia scalinata verso il paradiso. No? È più bella. Ah, ce l'abbiamo fatta. Quindi, ora, teoricamente, dovremmo aver... Ok, non ha funzionato. Dovremmo farne un'altra ancora. Ok, quindi è un doppio piano. Cristo, è vero. Mi serve un'altra scalinata, ancora qui, e arriveremo al tetto. Ok, quindi mi servono altre assi. E la madonna. Lascia il fucile a pompa. Lascia il fucile a pompa. Bottiglia d'acqua no, perché dobbiamo tenerci idratati. Fuma, perché quel grammo di sigaretta potrebbe aiutarci. Quel grammo di maledetta sigaretta. Oh, guarda quanto cibo. Cristo santo, io stavo cercando il cibo. Avevo tutto nello zaino, ce l'avevo. Questo cibo che avevo trovato nel centro commerciale, semplicemente nel negozio. Ora mi ricordo. Ora mi sono ricordato di tutto sto cibo. Che avevo lasciato momentaneamente dicendo, passo più tardi. Ok, bustina di zucchero. Siamo a posto, direi. Cardini li avevo presi, perché mi servivano ovviamente per... coso? Come si chiama? Per fare delle porte. Cosa mai mi dovessero servire. Penso che il garage, quello del centro commerciale, lo utilizzerò come un vero e proprio garage. Costruirò una doppia porta, visto che sono carpentiere livello 6. È quello che serve per fare la doppia porta. E costruirò una doppia porta dove per l'appunto terrò le mie macchine, i miei furgoni. E magari demolirò qualche muro per avere diretto accesso al centro commerciale, casomai io mi voglia muovere. Ma quello sarà il mio punto di ingresso e di uscita con i veicoli. Mi sembra la cosa più intelligente da fare. Essendo anche di lato, verso una zona non troppo popolata, dovrebbe essere anche l'ideale. Ora devo tagliare a bestia questi alberi. Ma devo al contempo fare attenzione ai zombie, perché c'è una nebbia fittissima. Se qualcuno decide di migrare verso la mia posizione, beh, salutazioni alla mia avventura. Sapete come funziona, no? Che gli zombie sono un po' attratti dai rumori. Beh, come potete immaginare, tagliare un albero fa un pochino di rumore. Sento... non riesco a capire se sia il vento o se sia uno zombie. Ah, un'altra cosa che potete fare è tagliare gli alberi così, eh. Così. E che cacchio. Potete tranquillamente tagliare così. Vale lo stesso, eh. Sempre 5 colpi. Non dovete per forza. L'unica cosa è che se siete un cretino come me, che non lo fa molto spesso, è un po' più difficile. Ma si possono tranquillamente tagliare i cepi così. Sei anche molto meno vulnerabile tagliandoli così. Perché ovviamente non sei nell'animazione di come si chiama? Non sei nell'animazione di coso. Di tagliare la legna, quindi sei molto più reattivo, anzi sei in modalità combattimento, quindi sei molto più reattivo a eventuali incursioni barbariche. Quante... Oh dai, per un asse, mettila nello zaino e smettila di fare il bambino, mettitela nella mutande quell'asse, no? Buon Dio, santa polenta pazientosa. C'è una foresta a due passi, tra l'altro. Se mi faccio effettivamente l'idea, se l'idea del tagliare, del fare veramente un ingresso, lì, parte, va in porto, c'è una foresta sulla destra, ora vi faccio vedere. Qui c'è una bella e propria foresta, quindi esci con la macchina, no? Vai, tagli la legna, metti tutto nel furgone, arrivi qua e costruisci il cavolo che ti pare e piace. Geniale. È geniale, infatti credo che trasformerò l'ingresso del garage in questo. L'unica cosa è che mi piacerebbe un tagliaerba per buttare via tutto, sai, passi col tagliaerba nel centro commerciale un giro. Perché adesso la mia unica alternativa è questo. Capite? Capite che ci vuole un po' più di tempo? Ok, sali ragazzo mio. Ho capito che c'è 50 kg ma più veloce, che sia qui ad aspettare totte. Mamma mia. Costruisci ste scale. Ok. No. Cosa? Perché no? Cavolo vuol dire? Ah, c'è la vegetazione, quello che ti dà fastidio. E come faccio? E come faccio allora? E come faccio allora? Cristo santo, devi costruire una scala, amico mio. Cioè, secondo te io l'ho costruita per piacere, perché non posso costruire una scala? No, fermo. Costruisci. Scala. Dov'è che la posso fare? Ah, forse mi serve prima un... Cristo, mi serve prima un... Costruisci pavimento. Costruisci. Pavimento. Costruisci un pavimento. Dov'è? Dov'è sto pavimento? Porta scale.
Pavimento di legno. Mi sa che devo costruire prima un pavimento. Ok, adesso costruisci. Ah, ma aspetta. Scale, mi serve un asse. Dammi qua l'asse. Oh, mamma mia. Sul serio. Ok. Quindi adesso costruisci. Scale. Cosa? Ma così riesco? Però fai così. Cosa? Non riesco. Zio, perché non riesco a costruire la scala? Spiegami. Perché no? Che diamine? Ma che diamine? Perché no? Ora così riesco? Non so dove stia andando, vediamo. Vediamo che cosa vuol fare il ragazzo. No, no, cerchiamo di capire l'intelligenza artificiale, dove ci spinge. Fin dove ci spinge. Cristo è Dio. Cristo santo. No, lì ero sensibile. Lì ero sensibile. Sono in cielo praticamente. Ma cacchio sono, raga? Ma sono o no sul tetto? Credo di essere sul tetto. Perché no? Non riesco a capire, raga. Disassembla. Non grande appendiabiti. Disassembla. Disassembla sta scala. No, aspetta. Così. Vediamo se riusciamo a pigliare la scala. No, la scala. No, la piastrella. Grande appendiabiti. Ascolta. Grande appendiabiti. Non rompere. Destro disassembla. No. Non riesco a registrare la scala. Oh, madonna mia. Cioè, qui sarei sul tetto, quindi posso tranquillamente mettermi il generatore. Oggetto smontabile. Si trova in cima a una scala. Però se mi metto a costruire un'altra scala, non ci riesco. No? Metto, costruisci scale. Vabbè che non ho le assi, ma non ci riesco. Come mai? Credo ci fosse l'accesso al tetto. Normalmente le scale le ho fatte, per carità. Non è nulla di impegnativo, ma non riesco a capire perché non funzioni. Non c'è un accesso diretto al tetto? Manca il tetto per questo? Che cacchio ne so io? Ora non riesco a rimuovere questa. Ma l'unica cosa che mi viene in mente è che ci sia la vegetazione che stia rompendo le scatole. Perché vi garantisco che normalmente clicchi, costruisci le scale, è normale, parte lì. Nient'altro, non si discute più, ma qui apparentemente sto avendo dei problemi. Cercando di capire cosa sia, ma non suona mezza campanella, è quel punto. Tutti i palazzi che ho costruito, anche vabbè, nella foresta è facile costruire palazzi perché il tetto non lo costruisce, magari anche il tetto che fa da impatto, ma adesso sembrerebbe che stia rilevando un oggetto che intralcia la costruzione, perché vedete che è tutta rossa. Però quale sia questo oggetto non ne ho la più pallida idea. Atm. Ne ho due mani. Di nuovo facciamo altri 15 assi. Te taglio a pezzi. A pezzi, bastardo. Hai finito di disonorare il mio nome. Il nome del leggendario Riccardo Grimaldi. Vabbè. Maestro, tagliaceppi. No, tutto. Tagliacetta. Puoi essere picchiato oggi. Ok, 6 assi. Sì, prendo le assi, mamma mia, ma è un lavoro faticoso. Beh, non mi dovrei lamentare perché effettivamente gli sto facendo trasportare 50 kg di assi. Taglia ceppi, tutto. Attenzione che non mi mangi qualche zumba. Ora dovrebbe starci tutto. Ma adesso, ora come ora, l'unica cosa che mi viene in mente è che effettivamente sia qualche asse di mezzo, di qualche rampicante di mezzo che viene rilevata come oggetto, visto che sto costruendo attaccato al muro, e mi impedisce di salire verso il cielo. Altre idee non mi vengono in mente, perché logicamente parlando, vi ripeto, quando costruisci una casa, costruisci da una parte, non hai bisogno di demolire il tetto, semplicemente parte smontato, no? È molto facile, la cosa più facile del mondo, ma non mi è mai capitato di avere questo genere di problemi, mai e poi mai. Cosa potrebbe essere? L'unica differenza per l'appunto rispetto al mio solito è: uno, non ho mai costruito le scale dentro il centro commerciale, e due è che per l'appunto c'è la vegetazione.
di 10 anni dopo ed effettivamente potrebbe essere rilevata come un oggetto. L'erbaccia. Costruisci, scala. Vedete? Come se ci fosse un oggetto di mezzo. Ma nessuna sezione è bianca, no? Nessuna sezione è... Ma che Cristo. Vediamo di là allora, quell'altra scala che ho costruito lì. Il negozio di abiti. Beh, la salita verso il paradiso sarà qui. Ma non so cosa potrebbe essere. Perché comunque i materiali ci sono, sono accessibili, no? Generalmente potrebbe essere anche una questione di materiali. Quindi se metti costruisci, ti stai allontanando da dei materiali, ed è quello il motivo. Io non riesco a salire. Vedete, questo è quello normale, lo sta andando a costruire per l'appunto lì. No, ho capito, sono un cretino, sono... Madonna mia, sono dimenticato la base. Devo costruire la base per l'appunto delle scale sotto. Più facile del previsto. Devo costruire tutta la base delle scale sotto, costruisci. Costruisci. Dove cacchio è? Pavimento, pavimento in legno. Devo costruire la base delle scale. Sì, il sostegno. Adesso dovrei essere in grado. Madonna, cosa più basilare proprio. Ok. E adesso dovrei essere in grado. Che destro costruisci scale. No, di nuovo. Meno che non devo costruire ancora uno. Ma se no. Che Cristo. Costruire le scale, raga. E non so quale potrebbe essere il problema. Destro, rimuovi vegetazione. Fai così, ora come ora. Costruisci. Scali. Aspetta, così. No, perché sta andando a costruirlo lì per l'appunto, vedete? Sta andando nel centro commerciale a costruirlo. Nel negozio di abiti. Costruirlo lì. Ma che cacchio. Forse devo veramente forare il tetto a questo punto. Se no non mi viene in mente niente. Però è considerato zona aperta, è come se non ci fosse un tetto. Quello è il punto. Materiali ci sono, non è una questione di materiali. Vedete, senti il vento soffiare. Quale potrebbe essere il problema? Vi garantisco che in situazioni normali è molto facile. Letteralmente clicchi, costruisci scale e boom. Problema risolto. Qui che cosa c'è? Secondo me è il tetto che sta dando problemi. Dovrei andare a forare il tetto, dite? Dovrei iniziare a costruire da fuori? Forare sto cacchio di tetto? Se no mi viene in mente niente. Se no veramente non mi viene in mente niente, se no. Vabbè, piano B. Piano B allora. Prendiamo tutto questo. Prendiamo al volo. Prendiamoci il nostro furgone. Non so quale dei due in realtà. Se quello della polizia o quest'altro. Questo è pieno? Questo è pieno. Allora ha vinto quello della polizia. Per esclusione. Ha vinto quello della polizia. Ok. Andiamo dritti. Sì, sembra che si accenda. Amico mio, su via. Amico mio, è imbarazzante quello che stai facendo. Su via, per favore. Parti. Ok, andiamo dritti, facciamo così. Andiamo verso il Gigamart, come vi dicevo. Ovviamente dovrei distruggere tutti questi edifici del cacchio. Queste colonne. No, vi preoccupate, non crollerà l'edificio. È solo apparenza. È solo apparenza, non crollerà nessun edificio. Adesso, no, dov'era già il centro commerciale? Qui a destra. Posso entrare nel centro commerciale, vero? Senza problemi. Più o meno. Adesso, dovrei demolire l'accesso in qualche modo per arrivare fino al garage del centro commerciale. Oh, ci sono degli zombie là fuori. Dei vaganti. Dei vaganti. Qui c'è un magazzino. Ok, qui c'è un magazzino. Però dovrei demolire tutto praticamente per passare. Ok, questo è il magazzino di cui vi parlavo. Quindi qui. Ah, demoliamo tutto a sto punto, no? Destro. Potremmo passare di qui tranquillamente, no? Credo. Solo che dovrei demolire tutto. Ah no, c'è la sala cinese, allora, senza problemi. Ok, però qua non ci passo dalla doppia porta. Oh, scusi. Sono inciampato di brutto. Allora, mi serve il martello. No, non voglio disassemblare la porta. Voglio il martello, voglio demolirla la porta. Sono due concetti diversi. Non voglio disassemblarla, voglio demolirla. Ok.
destro, distruggi la porta. Ottimo. Voglio distruggere anche questo muro, visto che ci sei, magari anche questo. Anche l'impalcatura della porta, qui non costruiremo più niente. Qui non ci sarà più nessuna porta. Ottimo. Anche questo. Anche questo. E anche questo. No, ma qui c'è l'interruttore per la luce. Demoliamo questo allora. Lì c'è l'interruttore per la luce. Meglio tenerci la luce, non si sa mai. Ottimo. Adesso abbiamo accesso garantito. Tranquillamente. Dovrò solo prima o poi costruire un bel cancelletto. Demolire anche queste casse magari. Dovrò assolutamente costruire un bel cancelletto. Ecco qua, devo demolire queste casse. Hanno già perso il mio rispetto. Adesso possiamo uscire tranquillamente di qua. E devo costruire dei cancelletti a questi garage. Uno solo in realtà. Perché, beh, preferirei che fosse chiuso e evitare l'incontro di qualche... del terzo tipo. Terzo tipo. Erano umani una volta. Incredibile che non ci sia mezzo zombie, raga. Ma un cacchio di centro commerciale non c'è mezzo zombie. Prima volta che mi capita, ve lo giuro. È la prima volta che mi capita. Ok, qui abbiamo tutta la legna di cui abbiamo bisogno. Quindi, iniziamo con, mettere questo martello dentro il contenitore. Zio, non c'è riponi. Infatti. Riponi a bagagliai. Ok, quindi abbatti destro, abbatti albero e iniziamo a tagliare un po' di alberi. E sì, raccogliamo della legna. Magari mi faccio una scala per raggiungere il tetto a questo punto. Altro non mi viene in mente. Quanto ci vuole? Scusami, amico mio. Prendi questo. No, non nello zaino. Che sennò veramente ci metto una vita a toglierli dallo zaino. Incredibile che ci sia così poco. Così poca popolazione. Eppure le altre zone residenziali sono strapopolate. Disumanamente, tra l'altro. Ma c'è un tasso di popolazione bassissimo qua. Non so come cavolo siano spawnati sti zombie. Non ha alcun senso. Prima volta che mi capita. Così come la prima volta che mi capita non poter costruire del cazzo di scale. E la madonna. Quanti tronchi mi ha dato? Quanti ceppi mi ha dato quella roba? Oh, sono migliorato in cosa? Costruendo due scale e tagliando degli alberi sono migliorato in carpenteria fino al 7. Ah no, in manutenzione sono migliorato, non in carpenteria. Non so neanche contare. Vabbè, per un attimo sembrava carpenteria, dai. Ok, mettiamo qua nella macchina. No, non taglierò qua. Anche se posso farlo, effettivamente. Però ho paura che mi arrivi qualche zombie e mi morda. Anche se non sembra esserci troppa area di zombie. E paraggi. Incredibile. Ok, prendi anche questi ceppi, mettili a posto. Oia! Oh yeah. A posto, ora è carico, fino al midollo. Andiamo, posso anche tagliarli qua, Posso anche tagliarli qua. Ah, aspetta, ma me li metti nell'inventario, che cazzo vuol dire? Non è quello che voglio. Non è quello che voglio, ho sentito il movimento. No. Non lo so, raga. Non so come mai non ci siano zombie qua. Ok. Metti tutte le assi che ci sono a terra dentro la macchina. Così come quelle che abbiamo nell'inventario, oppure dentro la macchina. La madonna, una vita ci metto. Ok. Il peso è lo stesso, perché ovviamente tre assi pesando tre l'una. E chi l'ha vista la recinzione? Stavo guardando altro. Sto furgone, raga. È stato un bel ritrovamento, ma durerà a lungo nelle mie mani. Per fortuna che ho livellato la skill furto, se no. Questo taxi, chi è che l'ha abbandonato? Stupido ranger, un collega, è stato un collega, ragazzi. Ad abbandonarlo in mezzo di Zebedei. Ok. Quindi qua possiamo, clic destro, costruisci. Ah sì, mi serve la legna. Ovviamente per costruire, anche ha ragione. Destro, costruisci. Porta. Doppia porta in legno. Ah, mi servono i pomeli e tutto. Cardine, oh madonna. Muro, struttura per muro in legno. Costruisci almeno queste due. No, non metterò una porta. Tanto non lo so benissimo che non la utilizzerò. E poi posso sempre utilizzare per l'appunto la staccionata. Aspetta, ma qui ci sono pomeli e pa. Guarda qua.
portata di mano. I pomeli e i cardini. Forse non mi bastano. Ah, non ce ne avevo alcuni dallo zaino di cardini. Vero? Sì, due. Quindi dovrebbe funzionare. Clic destro. Costruisci. Porta. O se non è uno è l'altro. Se non è uno è l'altro. È sempre così. Ok. Clic destro. Costruisci. Porta. Doppia porta in legno. Eccolo qua. Così abbiamo il cancello e siamo tranquilli. Beh, ovviamente più o meno, perché comunque può essere sempre demolito dagli zombie, eh. Però abbiamo un cancello, una sala cinesca che comunque ci coprono un po' meglio. Ora prendiamo le assi. Non ci bastano, cioè. Sono zombie? Non so, ragazzi, è che continuo a sentire zombie, ma credo che sia tutto dentro la mia testa. Piove. E se solo potessi raccogliere l'acqua piovana. Ok, anche questo muro lo costruiremo. E lì abbiamo la porta alla sala cinesca. Ottimo, così almeno qui è a posto. Cioè, se ci ragioniamo, facciamo 1, 2, 3 scale, 4 scale. Quindi 60 è il tetto. Eh sì, è il tetto. Ecco qual è il problema. Guardando così da lontano. Eh sì, è il tetto. Che altro dovrei fare? Posso cedere tranquillamente al tetto senza scale. Questo sì, perché tanto c'è quella scalinata lì e tutto. L'unica cosa è che non riuscirò mai a trovare il buco giusto da sfondare. Che c'è? Destrezza pure! Destrezza 4. Ok, andiamo sul tetto a sto punto. Sì, barrichiamo tutta la nostra zona, tutta la nostra area per evitare gli incontri. Sì, andiamo al tetto a sto punto e a vedere... È il tetto, è lì che il tetto è particolare. Perché non sotto tutti i tetti puoi costruire le scale. Questa è una cosa più che importante da tenere a mente. C'è una cosa che posso fare. Una cosa che posso fare. Impugna due mani. Non sotto tutti i tetti puoi costruire le scale. Per esempio quelli in pendenza generalmente sono quelli che mi hanno dato più problemi nella costruzione delle scale. Distruggi. Ok, distruggi. 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 Ok. Distruggili tutti per sicurezza. Non si sa mai. Ok. Però una cosa in teoria, a sto punto, visto che l'hai portata in ballo... da dove arrivi tu, amico mio? Dove arrivi tu? Scusami. Con tutto il rispetto. Dove arrivi tu, ragazzo? E dove arrivi tu? Scusa. Ottimo. Non so dove arrivi sto coso, ma... Già il fatto che sia entrato è preoccupante. Perché potrebbe aver attirato qualcun altro e sfondato qualche barricata. Qualcuno? Sì, credo sia entrato da lì. Tutto qua. Però c'era un'orda qua fuori, quindi devo fare attenzione, eh? Non fare troppo rumore per attirarla, se non mi sfonda qualche barricata. Di nuovo riparti con la costruzione. Ok, andiamo di qua. Dicevo, a sto punto, visto che me l'hai portato in ballo e lì avevo il mal di testa, mi sembra di capire che in teoria non dovrei avere alcun problema. Accendi le luci. Non dovrei avere alcun problema a piazzare lì il generatore, no? Se ho mal di testa. Sun sensitivity. Vediamo, proviamo. Ma in teoria non dovrebbe essere un problema. Portiamo le assi di là a sto punto. Anche se le terrei in macchina in realtà a sto punto. Mi assi. No, non a terra. Allora sei cretino. Perché ho chiuso il bagagliaio? Quando l'ho fatto? Non me lo ricordo. Perché l'ho chiuso? Mettile qua le assi. Ok. Ottimo. Sì, mi porto il generatore a sto punto. Quanto ho? 36. Ah no, il generatore me lo devo portare per forza in tasca. Le chiavi e anche questo riponi dentro il bagagliaio. Sono un po' sonnato, un po' setato, ma risolveremo ben presto questo problema del tetto. Sì, credo che sia una struttura particolare lì in quel caso. Non so che cosa, onestamente devo calcolare proprio il punto in cui mi trovo, ma credo che ci sia una struttura particolare lì e mi impedisce di puntare. Potrebbe essere un generatore, potrebbe, sapete, un generatore finto intendo,
un macchinario, un condizionatore sul tetto, un pannello solare. Perché non su tutti, non su tutte le superfici puoi costruire. Sotto tutte le superfici puoi costruire. Credo sia quello in questo caso. Che sia una... L'ho lasciato acceso? Sono o non sono un deficiente? Indaga? No, non indaga su... Ah, madonna. No, voglio il generatore. Infogeneratore. 99% di benzina, cioè è stato acceso tutto il tempo. Vabbè, non c'era molto da alimentare perché ho spento tutto. Destro, prendi. No, come aggiusta, disconnetti. E aggiusta il generatore è molto facile. Tra l'altro si danneggia molto lentamente, infatti condizione 98%. Ma basta smontare qualche orologio, è impossibile arrivare al punto dove veramente perdete un generatore. È possibile arrivare al punto dove perdete un motore, perché è più difficile avere pezzi di ricambio dal motore che ovviamente pezzi di ricambio elettrici. Sono letteralmente roba che raccattate smontando un orologio, smontando una radio, smontando qualsiasi oggetto elettrico, si raccatta questo... Ah, questo materiale, materia prima che serve per appunto per riparare il generatore. È una cosa molto facile. Prendi la torcia. No, non posso tenere la torcia, madonna. Prendi il generatore. Sì, vi rendete conto che il generatore rende mortale l'intera area. Quindi se, per esempio, in multiplayer, immaginatevi, un bastardo mette un generatore qua in mezzo, teoricamente rende tutto il centro commerciale mortale. Teoricamente. Rimuovo i vetri. Non ci sono vetri? Okay. Mette un generatore al mezzo, si sacrifica, muore pure lui, ma rende il centro commerciale letteralmente inaccessibile a tutti gli altri giocatori, perché morirebbero di gas, asfissiati. Pazzesco. Non l'hanno pensata sta meccanica. Perché dovrebbe essere un unico ambiente chiuso, credo di interpretarlo così, no? Il centro commerciale. Ora andiamo al nostro posto. Arriveremo stanchi, morti, molto affamati, ma la cosa che sono disposto a fare. Come sono messo, tra l'altro? Oddio, sto dimagrendo di nuovo. Che cavolo. Stupido manichino. Ogni volta penso che sia uno zombie. Ogni volta che vedo la sua silhouette, dico, ah, uno zombie. Devo difendermi. Cioè, no, un deficiente di un manichino sta lì. Scusa. Però sì, teoricamente, se io ho un mal di testa, vuol dire che è una zona esterna. Quindi se metto il generatore non dovrei morire. Credo di capire. È comodo, perché comunque mi serviva un posto dove metterlo vicino. Io volevo metterlo sul tetto. Ma se già qui funziona, a me va benissimo. Fammi salire. Vediamo. F. Il destro. Collega il generatore. Vediamo. Accendi. No! Però mi dai mal di testa. Allora sei bastardo. Ho fatto tutta la fatica di portarlo fin qui, ma non serve a niente. Paziente. Teoricamente dovrebbe essere registrata. Ah sì, qui è... Ho capito qual è il punto. Questa è... Oh cacchio, sono caduto. Questa è la zona che è rilevata come... C'è praticamente un tettuccio di vetro. Funziona così, credo. Credo che ci sia un tettuccio di vetro là sopra. Ora non ci vedo, ma dobbiamo salire sul tetto. Dobbiamo salire sul tetto per capirlo. Quindi andiamo a vedere che cosa succede. Ora ho qualcosa da mangiare. Le patatine, ma sì, tanto devo ingrassare. Barrette cereali. Sono assonnato più che altro. Quello è il grosso problema. Ok, qui dovrebbe esserci un ufficio della manutenzione. Una specie di porta della manutenzione per accedere al tetto. Se ricordo bene. Ok, questo è un negozio di musica. Eccolo qua. Eccolo qua. Questa è la porta che porta per l'appunto quello che avevamo visto sul tetto, no? E niente, questo è un piccolo ufficio che ha una radio. Non sapevo questo. Questa non me la ricordavo. Una bella radio e nulla. Ma da qui dovremmo essere in grado di accedere sul tetto e vedere dove ci troviamo. Soprattutto dove possiamo costruire. Ok. Porta ancora più su. What the fuck? Me lo ricordavo affatto. Ah no, porta fin qua. E che cacchio, l'avessi saputo mi sarei fatto la base qui. Ok, ogni volta che ci troviamo sotto queste teoricamente abbiamo mal di testa. Per coso. Qui come si accede?
non saprei come accedere lì, perché c'è la staccionata. Demolendo magari? Non ho più idea. Se demolendo, perché non ho il martello da demolizione qui. Qui come si entra? Ah, è tutto barricato. Maestro, rimuovi i vetri. No, rimuovi i vetri rotti. Mi serve un'arma. Equipaggia un'arma, che Cristo, equipaggia questo, dai. Su, via. Rimuovi i vetri rotti. Ottimo. Ok, questo è uno sgabuzzino. È un bagno, volevo dire. Papà, riempi. No, non c'è acqua. Riempi. Bottiglia vuota. Ok, così la sete è risolta. Ma non c'è nient'altro, quindi. Quindi se voglio farmi le scale, per forza devo fare così. O mi faccio il negozio di musica o mi faccio l'altro. Ed effettivamente è più vicino. Ma credo di poter demolire questa cacchio di... come si chiama? Questa cacchio di barricata, quello che è. Si assembla oggetto smontabile. Sì, posso farlo. Lavorazione di metallo oppure un semplice piede di porco. E così accedo direttamente al tetto e riesco a capire quale sia il punto di quella maledetta... Credo che ci sia una delle serre. Questo è il motivo. Credo che ci sia una delle serre e, essendo un tetto particolare, mi impedisce di costruire. Perché se no non mi torna nulla. Non mi torna niente. Vabbè, se voi lo sapete fatemelo sapere nei commenti, attendo con impazienza, altrimenti farò quello che so fare meglio, distruggere tutto. Vi ringrazio per aver fatto fin qui, mi vedo nella prossima puntata di Project Zomboid 10 anni dopo, non dimenticate che siete migliori, vi auguro il meglio. Bella bella.